judge. Coming from Russia, pronti quindi per presentare il prossimo giudice che arriva dalla Russia, lei è la signora Lyudmila Nikitina. Our group 5 judge, Mrs. Lyudmila Nikitina from Russia, started with Borzois but now is breeding Bedlington Terriers. Her Bedlington was the first one to win Best in Show at a show in the former USSR. She is approved to judge all breeds, and now she came to judge the best of Group 5. We start with Ciao Ciao. I always get to introduce this lovely breed, Volpino Italiano. Akitaino. American Akita. Groenlandese. North Kekund. Norwegian Lundehund. La Pincoera. La Pimporocoira. Pastore islandese. Norwegian Buhund. Lapphund svedese. Samoyed. Alaskan Malamute. Siberian Husky. Shiba Inu. Japanese Spitz. Kaiken. Kishu. Shikokuken. Korea Jindo Dog. Canaan Dog. Basenji. Bankeo Dog. Pharaoh Hound.
Russian European Laika. Laika della Siberia occidentale. Eurasier. Shiba. E quando cadrò, tu non disperare. Per te, io. In front of her. Wolfspitz. Io sono un guerriero, troverò le forze. Lungo il tuo cammino sarò al tuo fianco mentre ti darò. Karelian Bear Dog. Gentle svedese. Norbotten Spitz. Spitz gigante bianco. Giant Spitz Black. Spitz Medio. Arancio. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Vengo su di te, io sono il tuo. Medium Spitz Brown. Cirneco dell'Etna. Mexican Hairless Dog Standard. Solid Quinto Mediano. Mexican Hairless Miniature. Perros in pelo del Perù grande. Peruvian hairless dog medium sized. Taiwan dog. Portuguese Podengo medium wire haired. Podenco portoghese piccolo a pelo ruvido. Portuguese Podengo smooth hair large. Podenco portoghese medio a pelo corto. Portuguese Podengo miniature smooth haired. Podenco Ibizenco a pelo corto. Thank you.
Podenko Ibizenko, rough-haired. Ty Ridgeback Dog. Pomeranian. Spitz Piccolo Bianco. Small Spitz or other colors. That was the last one of this enormous large group, Pietro. È davvero eccezionale poter osservare ben 56 razze rappresentanti il quinto raggruppamento, un gruppo dove sono presenti molte razze rare, oggi tutte qui presenti a Milano al World Dog Show. È davvero un evento. Guardateli bene perché sarà difficile incontrarli prossimamente, se non di nuovo in un appuntamento come quello di oggi. 56 razze. E domani continueremo con il gruppo 1, 6 cani da pastore, e quelle razze molto amate oggigiorno, i cani da compagnia, per cui vi aspettiamo anche domani per i pastori e i cani da compagnia. Già effettuata qualche selezione. Yes, it seems saranno like the selection is being formed Linda out there. E Stefano a indicarveli and man mano che raggiungono le postazioni. We have a Pomeranian there. I believe the white Spitz is the small German Spitz. The Siberian Husky, the Samoyed. Cane da renne della Lapponia. Sorry. I was saying the Italian name of this dog, that is a reindeer dog from Lapland. Okay, great. American Akita, ciao ciao. Cirnecco dell'Etna is joining us. And Cholecco Intli Mediano. Standard. One more hotspot here. One more carpet. That is a very difficult job with such a large group, and all of them are world winners, best of breed winners at the world show. So ce l'abbiamo. 10 finalisti. An intermediate size Mexican hairless dog. So here are the selected 10 in group 5. For Mrs. Ludmila Nikitina from Russia. Ed entriamo di nuovo nei dettagli sui 10 selezionati. We have had several Pomeranians today in the selections. That is a very popular breed, of course, with today 216 entries overall in the breed. Well, just to keep you informed, the total number of entries in the group 5 was 2,147 entries. The FCI is recognizing 43 breeds plus 2 on a provisional basis, and we have seen entries in 41 of the finally recognized, the definitely recognized, and 2 both of the provisional ones. So here is Spitz Piccolo Bianco davanti alla nostra giudice Lyudmila Nikitina, una razza che si differenzia dal Pomerania perché l'altezza garrese è di 26 cm come media, con più o meno 3 cm di deviazione standard, per cui differenze, come dicevamo già prima, esclusivamente legate all'altezza garrese.
Well, here we are with the breed with the largest entry at this show within the group. This is the best of breed Siberian Husky out of 276 entries. 276 Siberian Husky presenti a questa competizione. Samoyedo, sì, 140 iscritti per questa razza oggi hanno sfilato sui nostri Behring e questo è il migliore assoluto. We just love the differences between the languages and we just enjoy teasing each other with pronunciation. This is Suomen Lapinkoira, the Finnish Laphorn. Yeah. So well, how is it in Italian again? Cane da renne della Lapponia. Okay. Well, there is also another breed from Finland, Lapinporokoira. They are very similar, but some 50 years ago they used to be one breed, but yeah. Noi lo chiamiamo Mandriano della Lapponia, il Lapinporokoira. Ok. Diciamo che il Lapinkoira è il cane che cura le renne di Babbo Natale, è un cane da pastore. In questo raggruppamento troviamo differenti attitudini con la stessa morfologia. Abbiamo cani da caccia, cani da guardia, cani da traino, tutti con la stessa morfologia. Orecchie a punta, coda sul dorso e grande copertura in pelo. Sta sfilando l'Akita americano. Che verrà immediatamente seguito dal Ciao Ciao. Detiene il patronato dello standard la Cina, l'Inghilterra. Penso che sia l'Inghilterra che tutela la razza, sì. Di origine cinese, ma riconosciuto dall'Inghilterra. Il Ciao Ciao. Ed ora davanti alla nostra giudice il cane nudo messicano. Questa assenza di pelo non è dovuta a nessuna manipolazione di toilettatura, è un'assenza naturale, un gene antichissimo come dicevamo prima, era considerato un poco divino perché guariva, per cui un cane sacro fin dall'antichità, una razza messicana, nella stessa cucciolata nascono cuccioli senza pelo e cuccioli con il pelo che da pochi anni possono venire esposti e guadagnare gli onori della cronaca come i loro fratelli senza pelo. Cholich Quintal. Here we go with an Italian breed, one of the 16 national Italian breeds. This is Cirnecco dell'Etna, originating in Sicily. And that's a very ancient breed. There's notices of this breed from 2,000 years ago. This one is the best of breed out of 37 entries at this world show today. Abbiamo a che fare con un altro cane che presenta lo stesso gene, che vi posso dire si chiama Foxy 3, dell'assenza del pelo, ed è una razza questa volta peruviana, lo vediamo nella taglia media. Okay.
qualcuno penserà a un cane da non spazzolare, in effetti è così. Comunque bisogna porre molta attenzione alla pelle di questi cani, che va nutrita e riparata anche dai raggi solari. Visionati tutti i 10 soggetti. Yes, we have seen all the 10 selected dogs in group 5, and now to the podium. Okay, number 4. Quarto posto per il Cirneco dell'Etna. Cirneco dell'Etna, going to the fourth place, representing Italy. Secondo posto per... I believe it's terzo posto. Terzo posto. Third place. Ricordo che il vincitore avrà come premio anche la splendida mascotte della Federazione Cinologica Internazionale, il piccolo pupazzetto che possiamo trovare rappresentato anche sul sito della federazione stessa. Terzo posto, Linda. Pomeranian, the third place goes to Russia, Pomeranian. Samoyedo al secondo posto, ed ora scopriremo quale tra questi soggetti resterà con noi fino a domani pomeriggio per la finale. Second place for the Samoyed representing Estonia, and now we would like to know who would we see tomorrow at the Best in Show final. The winner that also gets the FCI little mascot as a one of the prizes for this lovely win. Cane nudo messicano taglia standard. Mexican hairless dog, standard size, representing actually Mexico, is the winner of group 5 at the World Dog Show in Milan. Dal Messico il vincitore di questo raggruppamento, una razza molto rara. Rappresenterà i cani di tipo Spitz e Primitivo, fa parte del gruppo dei Primitivi e lo rivedremo domani a sfidare i 9 concorrenti degli altri raggruppamenti. Avete visto quella esplosione di felicità? Sì, perché chi viene selezionato come primo, tornando domani, ha ancora la possibilità di raggiungere il podio più alto, sia il miglior assoluto di questa esposizione mondiale. Io penso che questi signori non dormiranno questa notte, non per i festeggiamenti, ma sicuramente per la tensione. Pensate che tutto questo è mosso solo dalla passione e dalla devozione per una razza che si sceglie, che si ama e che si segue per una vita intera. È proprio una scelta di vita, una vocazione che va curata e che dà comunque grandi, grandi soddisfazioni. Siamo quasi pronti per visionare i levrieri, un altro gruppo molto affascinante. Parleremo dei cani velocissimi, i figli del vento, che provengono da molte nazioni come origine e come iscrizioni.